faccio vedere completamente tutta, perché avevo intenzione di fare un corso di verniciatura. Questo ve lo dirò poi a fine video, oppure lo metterò anche sotto in descrizione. E questo sarà anche molto interessante. Allora, parto con una verniciatura di finitura che è un trasparente. Poi, una volta asciutto, carteggerò tutto, anzi con la paglietta paglietterò tutto. Giusto? Giusto. E dopodiché andrò a dare un bianco. Una volta asciutto il bianco, carteggeremo e andremo a vedere il risultato finale. Ieri ha spazzolato il piano del legno e le gambe, e poi ha dato la vernice trasparente. Ora io sto pagliettando per poter togliere tutta la porosità che si è formata dando la vernice, in quanto appunto, come sapete, stendendo la vernice emerge il poro del legno e quindi diventa molto ruvido. Pagliettando, non carteggiando, perché appunto è stata precedentemente spazzolata, si eliminano queste imperfezioni rendendo il legno più liscio e omogeneo. Questo perché poi verrà dato una vernice, una tinta bianca, e poi le fasi le vedrete successivamente. Non vi faremo vedere, come ha detto Tiziano, la verniciatura, perché abbiamo intenzione di fare dei corsi online e stiamo raccogliendo materiale, eccetera, per cui non abbandonateci, continuate a seguirci, così... Dopo aver dato il bianco di finitura, vado a carteggiare per dare il rilievo legno e colore. Thank you.
il tavolo è stato verniciato di bianco, successivamente carteggiato con una carta abbastanza media, diciamo media, e poi Tiziano ha dato due mani di vernice trasparente. A questo punto io dovrò pagliettarlo, la paglietta che uso è molto fine, e per togliere un po' la lucidità, perché è troppo lucido e senza rovinare l'effetto. Ne daremo una cera protettiva, trasparente, per rendere il tavolo leggermente più opaco, ma più che altro per preservare la sua bellezza più a lungo. Una cosa importante quando si paglietta è pagliettare sempre lungo vena, perché anche se la paglietta è fine e il prodotto è già stato verniciato, resta comunque un qualcosa che può essere notato, soprattutto se si paglietta in senso contrario. Di 4 cm, altezza 12, semplicissimo anche da inserire, perché ho messo un tappo e un mast, un incastro maschio e femmina. Ok, siamo arrivati finalmente a fine video. Le fasi della lucidatura non ve le ho fatte vedere perfettamente tutte passo per passo, perché dopo agosto abbiamo intenzione di fare un corso per quanto riguarda lucidatura, lacquatura, tutte queste rifiniture un po' particolari dal color noce, color miele e le varie appunto colorazioni del legno. Io vi ringrazio ovviamente per la visione di questo video, ringrazio un'altra volta Tommaso che ci ha dato anche il tavolo da fare, e ci diamo appuntamento al prossimo video.